cari telespettatori, ben trovati, siete collegati con lo stadio comunale di Vertova, dove si sta per disputare il match di cartello della decima giornata di ritorno del campionato di eccellenza Girone C, che vede opposte Vertovese e Breno. I seriani neopromossi, prima volta nella storia in eccellenza, stanno letteralmente volando da inizio stagione, vengono da 4 vittorie di fila, domenica hanno vinto sul difficilissimo campo di Governolo e oggi cercheranno di continuare la striscia, cercheranno un altro colpaccio per mantenersi al secondo posto in classifica e continuare ad inseguire il Busaporto, distante adesso soltanto 4 punti. Non sarà chiaramente facile dalla parte opposta, c'è la corazzata Breno, partita con grandi ambizioni, con 7 vittorie di fila nelle prime 7, poi però diverse difficoltà per la formazione Camuna nell'ultima partita, pareggio interno con il Cazzago Bornato. Oggi la necessità di un risultato positivo, la necessità di raccogliere punti per riuscire a difendere il quarto posto che vale l'accesso ai playoff di maggio. Passo subito a leggervi le formazioni: Vertovese in campo con 1 Lodari, 2 Nicoli, 3 Martinelli, 4 Drago, 5 Riva, 6 Fusabassini, 7 Baldrighi, 8 Carrieri, 9 Torri, 10 Bergamelli, 11 Messedaglia. Il mister Alessandro Locatelli risponde: il Breno con 1 Seio, 2 Baccanelli, 3 Endiure, 4 Minotti, 5 Sorteni, 6 Ghidini, 7 Melchiori, 8 Venturelli, 9 Efraim, 10 Zagari, 11 Tanghetti. Il mister Mario Tacchinardi, arbitro del match, è il signor Aloise della sezione di Lodi. Vertovese in campo con la divisa azzurra, attaccherà dalla destra alla sinistra, i vostri schemi, risponde con la divisa granata, dalla parte opposta il Breno. Partiti con il primo fallo di Torri e il calcio di punizione in favore del Breno, già battuto. Riva, palla profonda e poi duello recuperato da Fusabassini. Messedaglia, Drago, palla in out. Approfittiamo anche per leggervi la classifica, che vede appunto al comando il Busaporto a 55, Vertovese poi a 51, Vedizzolese 46, Breno 45, Telgate 43, Cazzago Bornato a 41 insieme alla Governolese, a 36 la Binogardino, 82 la Grumellese, poi 26 per Ghedi e Vovarno, 24 Sallazzo, 19 Orzeana e Casazza, 18 Romanese, chiude a 11 l'Orsa Iseo. Messa dalla destra per il Breno, Zagari, Baccanelli, quindi Sorteni, cerca la palla sopra, recuperata da Fusabassini, come avete sentito dalle formazioni. Vertovese praticamente in campo con l'11 migliore, non ha assenze di rilievo il team di mister Locatelli, due assenze invece pesanti per il Breno. Manca il centravanti sorrentino, 14 gol in stagione, capocannoniere della formazione Camuna, e manca anche Kamal, il centrale difensivo, due assenze pesanti per questa trasferta in Valseriana tra le file del Breno. Come detto, partito con grandi ambizioni, con 7 vittorie di fila, che poi però ha avuto un rendimento altalenante, attualmente quarto in classifica. Oggi deve assolutamente riuscire ad uscire imbattuto qui da Vertova per difendere la posizione playoff, obiettivo minimo per una squadra partita con l'obiettivo di lottare per il vertice. Adesso punizione da sinistra in favore dei Granata della Valcamonica, palla tesa, ha provato a inserirsi Ghidini, il classe 87, non c'è però arrivato, quindi l'out è in favore della Vertovese, che chiaramente affronta il match odierno con grande entusiasmo ma con molta meno pressione rispetto al Breno. Vertovese che è partita ovviamente da neo, mentre qui arriva il primo tiro della partita con il sinistro di Zagari dopo 2 minuti e 40, che ha il primo intervento Lodari, bravo a respingere sopra la traversa. Corner con il Breno che attacca l'area con 5 uomini, Lodari respinge di pugno e Drago perfezione di esempio. Stavo dicendo Vertovese che arriva con molta meno pressione, l'abbiamo già detto in fase di presentazione, l'abbiamo ricordato tantissime volte anche nelle precedenti telecronache, prima volta storica in eccellenza per la formazione seriana, con l'obiettivo
dichiarato a inizio anno di raggiungere una salvezza, se possibile, tranquilla. La formazione di mister Locatelli ha sempre veleggiato nei primissimi posti della classifica e ha continuato a marciare a grandi ritmi anche in questo giorno di ritorno. Appunto, viene da 4 vittorie di fila, l'abbiamo già detto settimana scorsa, vittoria pesantissima per 2-1 a Governolo contro una squadra in grande condizione. La governolese arrivava da 7 vittorie consecutive, spinta da un pubblico caldissimo. Era davvero una trasferta estremamente complicata. La Vertovese l'ha vinta per 2-1. Quindi ha dato un'ulteriore prova di forza. Mette qui Baldrighi, va fino in fondo per Torri. Ma era tutto fermo perché c'era la bandierina della Guardalina alzata. Offside di partenza di Torri. Diciamo, appunto, vittoria pesantissima contro un avversario in grande condizione. Settimana scorsa per la Vertovese, che oggi cerca chiaramente un altro stato positivo, un'altra impresa per difendere sì il secondo posto, che come avete sentito dalla classifica ha comunque 5 punti di margine sulla Bellizzolese terza, ma anche per tenere vivo il sogno ulteriore di inseguire la capolista Busaporto, che nelle ultime due sfide ha rallentato, perdendo prima in casa col Telgate e poi pareggiando con il Calcio Romanese. E quindi Vertovese, che ha ridotto nelle ultime due sfide il distacco da 9 a 4 punti, è stata in corsa anche per il primissimo posto, anche se tutto quello che arriva a questo punto della stagione per i seriani è di guadagnato. Il loro campionato l'hanno ampiamente fatto sopra le aspettative, potremmo anche dire sopra i sogni, e oggi, come già detto, affrontano una match senza pressioni particolari, a differenza del Breno che adesso spinge con Melchiori. Attenzione a Melchiori, cerca il destro Melchiori e altra grande parata di Nodari. Breno che è partito con gran convinzione, dopo il sinistro di Zagari, il destro di Melchiori, entrambe le volte Nodari risponde presente. Devian Conner, adesso calcio d'angolo in favore del Breno. Vertovese è tutta chiusa a difendere, all'eccezione di Baldrighi dentro l'area di rigore. Palla tesa e tentativo ancora di testa di Melchiori, palla larga, ma altra buona chance per gli ospiti. ...6:32... Nodai a rinvio, ma Metz che è iniziato subito ad altissimi ritmi, mantenendo fede alle attese della vigilia. Le squadre stanno subito affrontando a viso aperto, che se dobbiamo dire bene è partito decisamente con più pericolosità. Ha già creato due pericoli dalle parti di Nodai con due botte da fuori, su cui l'ex professionista si è superato deviando in corner. Vertovese ha risposto con una traversata di Baldrighi, non ha agganciato da Torri, ma comunque inutile perché Guardalini aveva alzato la bandiera, offside di partenza. Ancora Breno, Melchiori, Tanghetti, poi il traversone che arriva, legge bene, avete sentito le formazioni, oggi coppia difensiva composta da Riva e Nicoli. Si accomoda in panchina Tommaso Carrara, dietro a tre centrali di altissimo livello Locatelli. Si è all'allata, ha puntato soprattutto su Riva Nicoli, nel ritorno li sta alternando con Marchesi, scusate, con Carrara, che sta anche lui rispondendo ad altissimo livello. Solidità difensiva che la Vertovese ha quasi sempre mantenuto. Adesso messa d'aglia Baldrighi, occhio su Mancino, Baldrighi lo cerca, poi però schiaccia troppo la conclusione. Palla abbondantemente larga, siamo sulla difensiva a cui contribuisce tutto il lavoro in fase non possesso della squadra, in cui contribuisce chiaramente, l'abbiamo già visto in questo avvio, Matteo Nodari, portierone
infortunato in avvio di girone di ritorno, sostituito per la verità in maniera ottimale sia da Salvi che dal giovane Esposito, poi però tornato in condizione d'aria, ha ripreso il posto tra i pali e ha ancora una volta fatto sentire la sua importanza con parate determinanti, come è consueto fare. Proprio lui adesso a rinvio. A cercare Omar Torri, per lui condizioni fisiche straordinarie, associate a quelle mentali, in condizioni di grazia, il bomber ex Albino Leffe, che sta continuando a regalare annate importanti anche nel calcio dilettantistico. Prima stagione per lui a Vertova, 12 gol segnati, capocannoniere della squadra, nelle ultime sfide sta segnando a raffica, 2 gol. Anche settimana scorsa nella trasferta di Governolo, vedete adesso Fusaba Sini, va via sulla sinistra, la versione Murato, calcio d'angolo, rimessa laterale, chiaro che insieme a Omar Torri sta incidendo anche bomber Messedaglia, per lui i gol sono 10. Ma anche tanto lavoro in entrambe le fasi, come per il numero 9, i due attaccanti stanno sicuramente contribuendo in maniera determinante al cammino straordinario della formazione seriana. Adesso prova a ripartire il Breno con Nicoli, che prova a anticipare Tanghetti, e quindi al 10° esatto del primo tempo spinge sulla destra la formazione Camuna. Efraim Zagari, Minotti, Melchiori, apertura perfetta e ottimo anche l'aggancio di Indiur. Ancora Minotti, poi però mette fuori Martinelli. Chiaro che abbiamo esaltato le qualità offensive della Vertovese, non sono certamente da meno quelle del Breno, oggi l'abbiamo già detto. Manca il capocannoniere della squadra Camuna, Sorrentino, autore di 14 gol, ma ci sono comunque Efraim, Zagari e Tanghetti, tre giocatori di livello straordinario. Tanghetti molto giovane, classe 99, ma capace già di essere decisivo anche in questa categoria. Zagari Efraim, 1,88, l'altro 93, giocatori affermati da diversi anni, abituati a calcare questi palcoscenici. Sicuramente un tridente di tutto rispetto, nonostante l'assenza di Sorrentino, nonostante la partenza durante il mercato invernale di Bangal, trasferito allo Scanzo Rosciate in Serie D. Adesso palla che Melchiori cerca di controllare, poi però la addomestica con le mani, quindi calcio di punizione in favore del Vertovese. Fusa Bassini spinge lui, trattenuto platealmente da Melchiori, inevitabile il giallo per il numero 7 sullo spunto di Fusa Bassini. Chiaro che se l'attacco della Breno è a livello di quello della Vertovese, se fosse l'organico come singoli, come nomi, della formazione Camuna è addirittura superiore a quello della formazione seriana. Devo dire che però in questa stagione il Breno ha manifestato difficoltà difensive che la Vertovese, come detto, non ha. Proprio per questo ha perso diversi punti, proprio per questo rispetto alla Vertovese ha una distanza di 6 e non è in lotta per il primo posto come tutti a Breno speravano. Piazza importante sicuramente, con un tifo caldissimo, mentre qui torniamo in cronaca perché Torri ha cercato Messedaglia, ma Sceio blocca facilmente, diciamo tifo caldissimo, sempre vicino alla squadra, quello Camuno, che anche oggi ha seguito qui in Vassariana Robby Beniamini con un numero importante di tifosi. Chiaro che il match è di grande richiamo e se da Breno sono scesi in tanti, come sempre ha risposto presente anche il tifo della Vertovese, numerosissimo in questi anni straordinari della squadra seriana, e oggi non ha chiaramente mancato l'appuntamento. Colpo d'occhio importante quello offerto dalle tribune del Toniela di Vertova,
Bergamelli, poi però Zagari cerca la palla sopra Efraim, attenzione in mezzo a due, gran tacco, poi ancora Bergamelli, adesso tocca Melchiori cercare la conclusione, deviazione Zagari, tutto fermo però fuori gioco di partenza del numero 10, calcio di punizione Vertovese. Dai, ha recuperato il pallone, andrà lui al rinvio con i Sciaiani, vediamo bene dall'alto il campo con il 4-3-3, a destra Martinelli, a sinistra Fusa Bassini, centrali già presentati, Nicoli e Riva, Bergamelli a fare da volante affiancato da Carrieri e Drago, e poi davanti il tridente con Turri a fare appunto riferimento centrale, Messalli che parte da sinistra, Baldighi che parte da destra. Adesso fallo in attacco, riparte il Breno. Ghidini, Minotti, anche per lui ex Atalanta, carriera ad altissimo livello, giocatore di qualità straordinaria per la categoria. Efraim è nato lui, contrastato, rimessa con le mani sempre da Breno. Minotti, arriva, c'è ribatti, poi Messedaglia. Baldrighi cerca come sempre il mancino, lui che è arrivato in una sessione invernale del mercato, ho già detto più volte anche nella società delle cronache, ha dato moltissimo, ha dato una variabile tattica che non aveva in avanti Locatelli, alzando ulteriormente il livello di pericolosità della Vertovese, che adesso con Torri sfiora il vantaggio, palla fuori di un soffio. ...15:20 sul cronometro in questo primo tempo di un match subito bellissimo, subito estremamente interessante con le due squadre che stanno affrontando a viso aperto, senza esclusione di colpi, alle due botte da fuori firmate Melchiori e Zagari e murate in calcio d'angolo da Nodari. Ha risposto la Vertovese poco fa con l'occasione più nitida fin qui della partita, il destro di Torri però stavolta è terminato largo, non implacabile come nelle ultime sfide il numero 9. Vogliamo ancora doppietta settimana scorsa, doppietta anche nella sfida interna contro l'Orceana, è nato in gol anche nella sfida precedente con la Grumellese e su calcio di rigore pure nel derby contro il Casazza per Torri. Sono 4 partite di fila in gol, 6 reti nelle ultime 4 sfide, a confermare le sue condizioni di grazia. Adesso al rinvio Nodari, e Sedaglia commette fallo però ai suoi danni Melchiori, calcio di punizione Vertovese, con le due squadre che fino a questo momento stanno davvero giocando a viso aperto, senza risparmiarsi, senza badare troppo alle possibili ripartenze avversarie, stanno cercando di spingere, di fare la partita entrambe, sono continui ribaltamenti di fronte in un match che è iniziato subito nella maniera attesa, cioè su livelli e su ritmi importantissimi. Adesso rimessa Vertovese con le mani Drago. Eccolo il numero 4. Messedaglia. Addosso 2, Messedaglia. La protegge bene, la mette tanto meglio per Torri. La protetta bene, la messa ancora meglio per l'inconata di Torri. Stavolta Seio si è superato respingendo in calcio d'angolo, ma due occasioni in pochi minuti da rete per la Vertovese. Questa davvero pregevole, cross di Mancino, pennellato di Messedaglia in mezzo a due. Torri ha sovrastato tutti, Serio però è stato bravissimo con la mano di richiamo a deviare in corner, a tenere il risultato in parità. Adesso dal corner Baldrighi, c'è anche Bergamelli, vediamo chi dei due andrà a calciare, mette direttore di gara
invita a non usare le mani su Nicoli, richiama i difensori del Breno. Eccolo il calcio d'angolo con 5 uomini ad aggredire l'area per la Vertovese. Baldrighi la mette secca, spinge bene però il Breno. Martinelli, il suo destro, palla però larghissima, era un tiro più che altro per alleggerire il pressing che stava arrivando dal Breno per evitare la ripartenza avversaria, non per cercare la porta. Il pallone è finito addirittura, è rimessa laterale. 19-02 con le mani Baccanelli, classe 2001. Poi deviazione che non la tiene sul terreno di gioco da parte di Tanghetti, quindi rimessa a Vertovese con le mani, andrà a fusare Bassini. Messe d'aglia, Fusar, scambiano nello stretto i due, non riescono però a mantenere sul terreno di gioco, stavolta concedono la rimessa laterale al Breno. Zagari, Minotti, poi Serio, pressato, preferisce non rischiare, spara lontano. Tanghetti, Efraim, aggredito da Bergamelli che gli ruba il pallone, poi sbaglia però l'appoggio, aveva provato a inserirsi Venturelli due volte, arriva, preferisce non correre ulteriori rischi, spara lontano, palla che arriva docilmente dalle braccia di Serio. Dobbiamo dire match fin qui senza pause, ritmi vorticosi da entrambe le parti, gioca davvero con grandissima intensità, senza pause. Gran giocata da parte di Venturelli, le classe 99, subisce anche fallo, quindi calcio di punizione del Breno. Efraim scarica per Zagari. Diuru, Zagari, scambiano bene nello stretto i giocatori del Breno, azione davvero pregevole, poi però il traversone, non trova nessuno pronto a raccoglierlo dentro l'area, posa ripartire la Vertovese. Fusa Bassini, Nicoli, Di Mancino non è il suo piede preferito, è mancato di precisione Nicoli, poi arriva, non colpisce bene, spedisce il pallone direttamente sull'out di destra. Dobbiamo dire che al 4-3-3 del Breno, della Vertovese, il Breno risponde di fatto con un modulo speculare. Davanti a Serio ci sono Baccanelli a destra, Endura a sinistra, i centrali sono Sorteni e Ghidini, poi Minotti a fare la play davanti a difesa, affiancato da Melchiori e Venturelli, poi davanti Zagari che come vedete è libero di svogliare sotto il fronte offensivo e anche di arretrare, mette qui appennellato dentro per Efraim e Nodari si è superato, diciamo Zagari libero di andare a prendersi la palla anche nelle zone più arretrate, con Efraim e Tanghetti a completare il tridente offensivo. La qualità di Zagari l'avete vista anche qui con il mancino pennellato, ancora Zagari stavolta chiuso da riva con il mancino pennellato dentro l'area, l'incornata di Efraim. Nodari ha compiuto il terzo intervento importantissimo della sua sfida, altra palla dentro, stavolta Bergamelli a respingere in calcio d'angolo, corner Breno. Adesso Camuni che attaccano con 6 uomini, palla dentro tesa, la mette fuori Tori che lavora tanto anche in fase di non possesso, ancora il mancino di Zagari stavolta però non all'altezza della sua fama, palla completamente sballata, però abbiamo visto come il Breno abbia risposto alle due chance costruite da Tori con l'invenzione di Zagari, l'inconata di Efraim. Nodari in controtempo a mano aperta ha tenuto in equilibrio i suoi, dobbiamo dire. Fin qui 3 chance per parte e siamo solo al 23esimo. Match bellissimo per chi è venuto a vederlo in una giornata
più fresca rispetto alle ultime, ma comunque un clima gradevole. E match sicuramente molto molto interessante anche per voi che state gustando davanti alla televisione. Drago, Melchiori trova Zagari, ancora dribbling, stavolta toccato da Carrieri. Proteste vibranti dei tifosi ospiti, volevano qui il giallo per il numero 8 della Vertovese, ricordando il giallo invece precedente subito da Melchiori. Andiamo a dire, giallo che avrebbe potuto anche essere dato a Carrieri, perché ha sgambettato in maniera netta Zagari, che se n'era andato. Ma il direttore di gara, il signor Aloisio Di Lodi, ha segnato semplicemente calcio di punizione. Sorteni aggredito da Messelaglia. Serio. Palla profonda, Nicoli la legge benissimo. Allora Venturelli. Lotta, la fa arrivare ad Efraim. Ancora Efraim, palla altesa dentro. Arriva, stoppa di petto e mette fuori. Chiaro che l'attacco debordante del Breno, come detto. Oggi affronta una difesa più solida del campionato. Capace di tenere testa agli attacchi migliori del girone. Già citati i centrali, già citati il portiere. Chiaro che gli esterni difensivi non sono da meno. Oltre a Martinelli, il classe 98 che gioca, il classe 99 che gioca a destra, sì, sta Fusa Bassini, capitano della Vertovese dopo la partenza di Luzzana, trasferito nel mercato invernale al Zigonia Verdellino. Sempre eccellenza, ma girone B, appunto dalla partenza di Luzzana. Il capitano è diventato Fusa Bassini, mette adesso Tori fino in fondo, poi Baldrighi anticipato all'ultimo, aveva già caricato il sinistro Baldrighi. Efraim, se già dalla parte opposta non c'è davvero un attimo di respiro. Uno contro uno, Efraim, Zagari, occhio su mancino, Zagari, e palla fuori di un soffio. Questa era davvero un'occasione importantissima per un giocatore dotato del suo sinistro. L'ha strozzato troppo, però buon per la Vertovese, che la palla è uscita di un soffio. Mentre al 26esimo esatto Nodari si appresta al rinvio. Stavo dicendo appunto la tenuta difensiva della Vertovese con Fusa Bassini, che è un jolly capace di ricoprire più ruoli, anche se il suo ruolo naturale è proprio questo ricoperto oggi, ovvero esterno della difesa a 4, capace di fare con efficacia entrambe le fasi. Baccanelli, palla dentro, Nicoli di testa, poi arriva per fare il disimpegno. Drago, Baldrighi, ha lasciato il dribbling qui su un Diura, bravo a stringere e poi a allargarsi per il traversone, colpisce però in maniera non ottimale. Nodari blocca facilmente, poi spedisce il pallone in out per consentire i soccorsi a Baldrighi, toccato duro nella situazione precedente con il duello che Endura aveva vinto però in maniera pulita sul pallone. Adesso il direttore di gara che invita il giocatore del Breno ad affrettare le riprese delle operazioni. Sono andati entrambi a dissetarsi, Efraine e Tanghetti, due attaccanti supportati da Zagri, devo dire. Fin qui Tanghetti si è visto poco, Efraine invece si è mosso molto più incisivo, anche un'incornata su cui Nodari si è superato. Anche se dobbiamo dire, fino a questo momento protagonista assoluto del Breno Zagari. Mette qui Torri, protegge palla per Carrieri. Drago, Messedaglia, Torri, azione splendida, Torri davanti al portiere, anticipato all'ultimo, ma azione davvero pregevole nello stretto per la Vertovese. Appena una delle due squadre crea un'occasione, un attimo dopo l'avversario risponde, match di una spettacolarità fin qui straordinaria.
sul corner Baldrighi e Bergamelli. Vedono tutto chiuso a difendere, Vertovese che attacca l'area con 5 uomini. Parte Baldrighi, palla molto tesa. Bergamelli anticipato, Fusabascina recupera. Nicoli. Palla dentro per Messedaglia, arriva la sua sponda. Inraggiungibile però per Torri, blocca stavolta facilmente Scirio, che attende i suoi guadagni, lo mette prima di effettuare il rinvio profondo. Arriva, palla che si impenna, poi recuperata da Melchiori. Abbiamo parlato di tutti i reparti delle due squadre, non del centrocampo, dove la qualità abbonda da entrambe le parti, dove la Vertovese schiera il play Bergamelli, esperienza, qualità e quantità, i due giovani che stanno facendo benissimo, appena arrivati in estate a Vertova, Carrieri e Drago, certo è, il Breno non è assolutamente da meno, rispondendo con Minotti, già presentato, Melchiori e Venturelli. ...29:50 in questo primo tempo, fermo ancora il punteggio sullo 0-0, ma match spettacolare con già 7-8 chance importanti complessive e equamente distribuite tra le due squadre. Vertovese ha creato due chance da gol clamorose con Torri, prima cacciato fuori il numero 9, poi murato in calcio d'angolo da Scirio. Il Breno ha risposto prima con due botte da fuori in avvio di match di Zagari e Melchiori, e poi con due occasioni importantissime firmate da Efraim e da Zagari. Prima il colpo di testa di Efraim, respinto dall'aria, poi il sinistro di Zagari schiacciato e largo. Ma davvero lo 0-0 continua ad apparire estremamente labile, estremamente precario, pronto ad essere sbloccato da un momento all'altro da due squadre che continuano ad affrontarsi a viso aperto, a cercare la vittoria senza pensare poi troppo alle eventuali possibili ripartenze avversarie. Bergamelli, Carrieri, Baldrighi, occhio come sempre al suo mancino, stavolta contenuto. Bergamelli, palla dentro, deviata. Scirio ha provato a tenere in campo, non c'è riuscito, e quindi corner in favore della Vertovese. Se chiaramente schiera un fuoriclasse della categoria tra i pali, la formazione scirriana con Nodari ormai da diversi anni qui. Anche Scirio è un portiere di grande affidamento, ha già dimostrato con l'intervento su Torri, lui che ha difeso negli anni scorsi anche la porta del Valle Camonica, poi fuso con il Breno. Baldrighi, Drago, sponda aerea, Drago, palla che resta lì, è andato su Torri, ha chiesto anche un intervento falloso ai suoi danni il numero 9, tutto regolare però secondo il direttore di gara, ha bloccato facilmente Scirio. Rio profondo del numero 1 del Breno, Bergamelli, Minotti, grande capacità sempre di gestire la palla a testa alta per il numero 4 del Breno, Zagari, tacco splendido, Melchiori, attenzione al suo traversone, palla che però è uscita larga, Melchiori che è capace di fare entrambe le fasi, ha avuto anche un infortunio, l'ha tenuto fuori in alcune partite inizio anno. Melchiori che ha anche segnato diversi gol, uno pesante anche nella trasferta a Casazza, vinta 1-0 proprio grazie alla sua rete, lui appunto con Minotti e le giovane Venturelli, va a comporre il centrocampo a 3
del Breno, come già ampiamente spiegato, Torres aiuta con una mano, il direttore di gara è a un passo dall'azione, non può fare altro che assegnare punizione ai Granata di Breno. Sul pallone Minotti. Ghirini. Palla poi dentro, è chiusa da Bergamelli, dobbiamo dire che questo avvio di match sta smentendo le ultime prestazioni del Breno, mai brillantissimo. Guardiamo, settimana scorsa pareggio interno con il Cazzago Bornato, poi nel turno precedente è arrivato un pareggio esterno, quindi tornando ancora più indietro la vittoria sofferta in casa con l'Orsesio, sicuramente squadra che non sembrava particolarmente brillante nelle ultime sfide, oggi però questa prima mezz'ora sta assolutamente dimostrando in ottime condizioni psicofisiche, sta giocando alla pari con la Vertovese, con la lanciatissima Vertovese. E forse come occasione ha anche avuto un pizzico di pericolosità in più. Adesso Carrieri, palla dentro, palla che si impenna. Poi Efraim, scusate, Endura, ha cercato di prolungarla ma non c'è riuscito. Al 35esimo esatto la rimessa è per la Vertovese. Martinelli con le mani. Carrieri cerca spazio, lo trova e guadagna il corner, il massimo che potesse ricavare da quella situazione in mezzo a tre. Carrieri e Drago, il classe 98, il classe 2000, i rinforzi estivi principali della società del presidente Guerini e del direttore sportivo Bortolotti, insieme ovviamente a Bomber Tori, hanno rafforzato ulteriormente un team già di livello straordinario in promozione, già pronto per reggere la categoria. Qui Martinelli ha faticato a tenere il pallone, poi però l'ha scaricato per Nodari. Sorteni sbaglia, Baldrighi, scusate, Raghidini, ha servito Baldrighi che però ha cercato qui una giocata estremamente complicata con la conclusione a distanza siderale, palla lontana dalla porta difesa da Sceglio che l'ha guardata senza problemi d'animo terminare larga. Classe 91 a rinvio, il capitano del Breno. Efraim ha cercato con un numero di mantenere il pallone sul terreno di gioco, non c'è riuscito, allora Martinelli. Messe d'aglia, poi Carrieri nello stretto, sceglie di rimpalli, alla fine scarico non semplice da gestire per Sceglio che ha rinviato profondo. Fusabassini, Bergamelli, ha chiuso bene Minotti, adesso Breno, Efraim, entra secco Efraim, sempre lui cerca lo spazio per calciare, non glielo lascia Bergamelli, allora va profondo per l'inserimento di Melchiori, bravo ancora una volta ad aggredire la profondità, l'ultimo tocco però sull'uscita di Nodari è il suo e quindi il rinvio dal fondo sarà tra le proteste dei tifosi ospiti per la Vertovese. Al rinvio Matteo Nodari. Tori Minotti, duello con la palla che passa, stavolta ad utilizzare le mani è Minotti. Tori sulle palle alte è molto difficile da contenere, i suoi numeri li abbiamo citati più volte in corso di questa telecronaca, ma la sua elevazione è capace di incidere non soltanto in zona gol ma anche nel far rispondere i compagni. Quando la Vertovese cerca il rinvio lungo quasi sempre si affida ai suoi stacchi aerei, con messe d'aglia che va ad aggredire la profondità. Baldrighi, palla dentro ancora su Tori, palla che resta lì, vediamo cos'è,
calcio d'angolo con protesto stavolta del Breno che voleva un fallo in attacco della Vertovese. Direttore di gara però ha valutato tutto regolare, semplicemente calcio d'angolo, va il mancino prensile di Baldrighi. Stavolta niente schema, non c'è Bergamelli a raddoppiare il possibile esecutore del calcio d'angolo, va subito Baldrighi con il suo mancino a rientrare e con sei uomini in maglia azzurra ad attaccare l'area. Breno tutto chiuso a difendere. Batte Baldrighi, messa d'aglia e c'è il vantaggio della Vertovese, pennellato come annunciato in precedenza il sinistro di Baldrighi, imperioso lo stacco di messa d'aglia, undicesimo gol in stagione per il Bomber, ex Verdello, ex Ponteranica, e vantaggio Vertovese al 39 del primo tempo. Davvero gol spettacolare, Baldrighi ha messo un calcio d'angolo con la qualità che raramente si vede in queste categorie, forte e preciso, che girava verso la porta, messa d'aglia, ha preso il tempo all'avversario, è salito in cielo, è incornato in rete il vantaggio per la Vertovese in un match fin qui equilibratissimo con chance importantissime da entrambe le parti. La prima giocata vincente la trova la formazione sceriana e adesso chiaramente cercherà di contenere la reazione comune e poi di ripartire. Breno, che è inevitabile, adesso tenterà di rispondere prontamente dopo una prima parte di sfida sicuramente brillante della formazione allenata da mister Tacchinardi, primo anno in panchina per lui in Val Camonica l'anno scorso. Va iniziato sana, poi esonerato. Quest'anno sulla panchina del Casazza. Mister Sana. E da quest'estate affidata alla guida tecnica a Tacchinardi, con cambi importanti anche in dirigenza, con la Fondazione Tassara che ha investito sicuramente in maniera importante per sostenere il team di Breno che adesso si allena fuori dalla Val Camonica, si allena a Brescia per questioni logistiche, come già detto, costruito una squadra di livello assoluto, anche se i risultati dopo un ottimo avvio stanno un po' mancando. Breno che però è ancora perfettamente in corsa per i playoff di maggio, per i playoff che alla fine, alla vincente, daranno l'accesso alla Serie D, quindi Breno ancora in corsa per il salto di categoria, anche se ormai il primo posto è distante 10 punti, ormai quasi impossibile da raggiungere con solo 6 giornate da disputare, come l'abbiamo detto più volte in fase di presentazione. L'obiettivo adesso della formazione comune è quella di difendere proprio il quarto posto che consente di giocare i playoff di maggio. Vertovese, Drago, Fusabassini, uno contro uno con Melchiori. Fusabassini lo sfida con lo scambio con Bergamelli e va via sulla corsia mancina, palla dentro, va giù Torri. Bergamelli, proteste stavolta vibranti, sono dei padroni di casa. Torri è andato giù dentro l'area. Il direttore di gara però ha fatto giocare, la ripartenza del Breno non ha sortito effetto, l'out sarà in favore degli azzurri della Val Seriana. Abbiamo parlato appunto del mister del Breno, una situazione ovviamente la merita anche Alessandro Locatelli, prima stagione per lui sulla panchina della Vertovese, stagione come dicono i risultati assolutamente straordinaria. Vertovese che sta andando oltre ogni aspettativa, la mano del mister è visibile in una squadra che anche la sua stagione con la vittoria ai playoff in promozione
con il salto in eccellenza, aveva comunque manifestato diverse pause quest'anno scomparse con il mister Locatelli, capace di trasmettere la sua grinta, la sua determinazione a una squadra che unisce qualità e tenacia a forza fisica e solidità, davvero squadra completa, quella costruita dal direttore sportivo Bortolotti. Mi hanno detto fondamentali due giovani, Carriere Drago, ma anche gli altri sono confermati in questo campionato di categoria. Fondamentale ovviamente l'arrivo di Bomber Torri davanti, ha ripagato gli investimenti del presidente Guerini, appassionatissimo alla squadra, con un mercato davvero perfetto. Bortolotti che l'ha poi ulteriormente impreziosito con quello invernale, dove oltre a Baldriga è arrivato anche Zakarian, entrambi dalla Virtus Bergamo, hanno dato ulteriore qualità a quella già presente in abbondanza nella rosa della Vertovese. Martinelli, Diur però va a mille all'ora, la prende lui, Minotti, Efraim, azione in cui però Efraim regala stavolta un preziosismo inutile, concedendo il possesso alla Vertovese. Carrieri trascina però il pallone in out, quindi la rimessa sarà per il Breno, mentre sta per arrivare la segnalazione del recupero, perché siamo al 44 e 58. Vedremo quale sarà l'extra time, un minuto dice tagliente il vice allenatore della Vertovese, chiaro che segnala il recupero accorato dall'arbitro. Ancora un giro di orologio prima dell'intervallo. Fusa Bassini, Omar Torri, controllo e appoggio semplicemente sontuosi. Drago la mette dentro Di Mancino, non è il suo piede, con Serio che rischia la presa in una mano, in due tempi però risulta efficace. Sentite in sottofondo le urla di Nodari che chiama fin dall'avvio dell'azione avversaria all'attenzione della propria linea difensiva. Zagari, palla rimorchio, Minotti, vediamo se terrà la botta, no, palla morbida dentro per Melchiori e Nodari non si fila, levia in corner, forse il pallone non sarebbe entrato, ma qui Nodari ha preferito non correre rischi, a mano aperta respinge in calcio d'angolo, recupero è finito ma l'arbitro lascia la possibilità di battere il corner alla formazione Camuna. Palla dentro Torri, utile anche in fase difensiva, va a respingere l'ultimo pallone del primo tempo e si conclude sul punteggio di 1-0 per la Vertovese. Match spettacolare, chance importanti da entrambe le parti. Breno che a dispetto degli ultimi risultati negativi si è dimostrato in ottime condizioni, ma la giocata risolutrice fin qui l'ha trovata la Vertovese con Messe d'Aglia, e quindi Sciaiani che vanno all'intervallo sul punteggio di 1-0, quindi per i primi 45 dalla gremita tribuna di Vertova è tutto. Vi diamo appuntamento alla ripresa. Bentornati in collegamento con lo stadio comunale di Vertova, dove sta per iniziare la ripresa del big match della decima giornata di ritorno del campionato di eccellenza Girone C, che vede opposte Vertovese e Breno. Primo tempo che si è concluso sul punteggio di 1-0 per i Sciaiani, che riprenderanno adesso in maglia azzurra e attaccheranno dalla sinistra alla destra. I vostri due schermi, risponde dalla parte opposta ovviamente il Breno con la divisa granata. Diciamo, primo tempo bellissimo, spettacolare, con tantissime occasioni da entrambe le parti, forse addirittura qualcosina in più per il Breno, anche se la giocata decisiva fin qui l'ha trovata la Vertovese. Corner pennellato di Baldrighi e incornata letale di Messe d'Aglia per l'1-0 arrivato al 40esimo. Ho detto appunto in precedenza, addirittura qualche occasione in più per il Breno, addirittura, perché il Breno invece nel punteggio è sotto. Ma ripetiamo, match davvero spettacolare, con tantissime chance da entrambe le parti.
con le due formazioni che non sono mai risparmiate in questa ripresa. Verosimilmente il Brianza cercherà di aumentare ulteriormente i ritmi per riuscire a riequilibrare la contesa. Dopo un sicuramente buon primo tempo, anche se lo vede sotto nel punteggio, mentre la Virtovese cercherà di confermarsi ancora una volta, di reggere l'urto e di ripartire dopo i primi 45, in cui si è confermata in grandi condizioni la formazione di mister Locatelli, che arriva da 4 vittorie consecutive precedute dal pareggio a Telgate. Anche quello è un risultato straordinario, se pensiamo che il Telgate ha subito 2 gol nelle ultime 11 sfide e non perde appunto da 11 partite. La Virtovese lì l'ha rallentato prima di raccogliere 4 vittorie consecutive, 3-0 a Casazza e alla Grumellese, vittoria interna 2-1 con l'Oceana e poi 2-1 già citato più volte, importantissimo di settimana scorsa a Governolo contro la Governolese, che aveva 7 vittorie consecutive di fronte a un tifo caldissimo che anche il Breno, anche in trasferta quest'oggi, molti a sostenere la formazione camuna in questa trasferta seriana, in cui trovano comunque un clima di grande entusiasmo tra i tifosi avversari, perché la Virtovese che sta volando è sospinta anche da un pubblico sempre numeroso, come già detto ormai da diversi anni. Qui Torri non controlla in maniera perfetta, Zagari, Melchiori, Fusar Bassini anticipato, poi però Drago è bravissimo a scalare e far ripartire i suoi. Messa d'aglia, va giù, attaccato alle spalle da Baccanelli, il classe 2001 si aiuta con le mani, il direttore di gara, il signor Aloisio Di Lodi, è a pochi passi dall'azione, assegna calcio di punizione alla Virtovese al terzo esatto del secondo tempo. Palla profonda, stavolta di Nicoli, sballata, chiede scusa il centrale difensivo della Virtovese, la consegnata direttamente tra le mani di Scerio. Melchiori, passaggio rischioso, in qualche modo riesce a tenerla il Breno, ma poi è Virtovese, Drago, messa d'aglia. Bergamelli, Fusar, giro palla ancora interessante, questa volta Andiur momentaneamente chiude. Martinelli ha spazio per il traversone, non la alza però, può respingere il Breno. Siamo appunto Virtovese che si è confermata in grandi condizioni anche in questo primo tempo, cercherà di insistere fino alla fine alla caccia della quinta vittoria consecutiva, mentre qui Mescelaglia è in posizione di onside, viene fermato, quinta vittoria consecutiva che non varrebbe solo per mantenere il secondo posto, ma anche per mantenere vive le speranze di inseguire il Busaporto. Come già detto, nelle ultime due sfide ha raccolto soltanto un punto, sconfitto in casa dal Telgate 2-0, doppietta di Maccabiti, e poi pareggio 2-2 contro il Calcio Romanese settimana scorsa. Addirittura Telgate valeva 2-0 ai 10 uomini, l'ha recuperata nel secondo tempo, ottenendo però soltanto un punto contro la penultima della classe, appunto Busaporto, che con la contemporanea 2 vittorie della Virtovese adesso è distante dalla formazione seriana sotto 4 punti. Soprattutto considerando che il lunedì di Pasqua, il 22 aprile, ci sarà lo scontro diretto qui a Vertova, la Virtovese ha davvero ancora concrete speranze di lottare per il vertice, oltre che di mantenere il secondo posto in questo momento con 5 punti di vantaggio sulla Bedizzolese terza. Bedizzolese che verrà sfidata domenica dalla formazione seriana, che in questo periodo ha diverse partite complicate, perché poi dopo il match odierno, dopo lo scontro diretto a Bedizzole, settimana prossima arriverà il derby con l'Albino Gandino, quindi un match sulla carta meno complicato, diciamo, con il Ghedi, prima dello scontro diretto alla penultima contro il Busaporto e la chiusura all'ultima con il Calcio Romanese. Queste le 6 partite che mancano da affrontare per il team di mister Locatelli. Drago di Mancino ha aperto a memoria, bravo qui a scalare Ndiur e a mettere in
rimessa laterale di Ur, classe 2000, sta reggendo benissimo fin qui contro Baldrighi, uno dei giocatori di maggiore qualità della Vertovese, cercando spesso il suo mancino. Oggi però Diur fin qui l'ha contenuto davvero bene, stavolta forse in maniera fallosa. Si gioca Bergamelli, trivela dentro l'area, la mette fuori Sorteli, poi Minotti con Melchiori che però non controlla bene, in qualche modo riesce a liberare, ma è ancora Vertovese. Drago con Melchiori che rimedia il suo errore, concede comunque il 6-32 della ripresa. La rimessa laterale alla Vertovese. Messelaglia, grande spunto. Poi palla dentro per Baldrighi. Quindi Carrieri, Mocco, Carrieri. Incredibile. Doppio errore in fase di conclusione della Vertovese. Prima Baldrighi con il suo mancino non ha trovato la girata. Poi a rimorchio Carrieri ha completamente mancato il pallone. Ma chance importante per la Vertovese, su spunto ancora una volta di Messedaglia. Siamo già alla parte opposta con Nicoli che aiutato da Riva va a chiudere guadagnando anche il calcio di punizione. Messedaglia non solo ha sbloccato la contesa, non solo aveva pennellato un pallone splendido sulla testa di Torri nel primo tempo, continua a lavorare moltissimo in entrambe le fasi. Qui dopo essere andato via sulla corsia Mancini ha messo un pallone invitante dentro l'area, non hanno approfittato Baldrighi e Carrieri, ma alto spunto fondamentale dentro l'area di Messelaglia che con Torri continua anche quest'oggi a rappresentare una minaccia costante per gli avversari. Eccolo Torri, Messelaglia, palla dentro per Baldrighi, stavolta però troppo profonda, blocca facilmente Scirio. Efraim, Zagari con Riva che riesce qualcosa, però riesce a mantenerla anche sul terreno di gioco. Gran lavoro di Riva. Carrieri sontuoso in mezzo a due, è uscita benissimo la Vertovese dagli applausi scroscianti dei sostenitori di casa. Bergamelli, Fusa, Bassini, si torna a destra, Martinelli, Baldrighi fino in fondo. Baldrighi stavolta usa il destro, in qualche modo il Breno riesce a liberare, ma in questo avvio di ripresa decisamente meglio la Vertovese con il Breno che però è assolutamente vivo e quando riparte spaventa. Efraim, Zagari, scambio che però non si chiude grazie all'intervento di Fusabassini e poi all'uscita con i pugni di Nodari. Qui Drago ha cercato anche di mantenere sul terreno di gioco, palla però troppo lontana. Siamo Vertovese che è partita con piglio importante anche dopo l'intervallo, nonostante il vantaggio di Messedaglia, continua a far gioco. Certo è che il Breno è vivo più che mai, regge e poi quando riparte sfrutta la sua enorme qualità. Adesso qui Minotti fino in fondo, contenuto da Martinelli che poi libera. Diur cerca il tiro, colpisce male, riparte la Vertovese, mette qui a protestare sono i supporters ospiti per l'intervento e danni di Minotti. Ha fatto ancora giocare il direttore di gara dalla nostra postazione, francamente impossibile valutare questa situazione. Baldrighi va via sulla destra, poi guadagna l'out, attaccato a due giocatori. Buon lavoro di Baldrighi, fa respirare i suoi in un match che in questi primi 55 minuti di gioco pause non ha praticamente mai avute, si è giocato solo in fase offensiva, quasi solo in verticale. Ogni volta che le due squadre hanno recuperato il possesso hanno sempre cercato di andare ad offendere, mai di far possesso gratuito. Mette attenzione perché Nodari colpito nell'uscita precedente, ha bisogno dell'intervento dei sanitari. Abbiamo già detto, Nodari dopo uno straordinario avvio di stagione sui suoi standard, lui che è un ex professionista, lui che a Vertova ha dato moltissimo da quando è arrivato. Prima stagione salvezza quasi miracolosa senza playout, seconda stagione playoff al terzo turno e terza l'anno scorso con la vittoria dei playoff, quest'anno appunto confermato su quei livelli, lui che negli anni precedenti è stato sempre determinante per i risultati della sua squadra, lui è stato anche in questa stagione, poi un infortunio l'ha tenuto fuori,
adesso è rientrato, ha continuato a rispondere presente, da grande campione qual è, per il portiere tra i migliori, se non il migliore della categoria. Qui una botta, soccorso, è perfettamente in grado di proseguire. Ricordiamo anche però, quando è sostituito, i due portieri di riserva, tra virgolette, della Vertovese hanno sempre risposto presente, oltre all'esperto Salvi, anche il classe 2000 Esposito, oggi è lui in panchina, Salvi è in tribuna, classe 2000 Esposito. Quando ha giocato l'ha fatto molto bene, soprattutto nella trasferta di Telgate, tanti interventi determinanti per lui, l'hanno fatto rimpiangere il titolare. Adesso qui corner Vertovese, Bergamelli, scambio corto, Valdrighi, profondo, Messedaglia stavolta non ha colpito bene, ma il possesso resta azzurro. Fusabassini, uno contro due, scarica, arriva, scusate, Nicoli, sventagliata la parte opposta per Cagliari, Indiur bravo a chiudere, ma Valdrighi recupera il possesso, subito dentro Drago, anticipato all'ultimo Pietro Drago, che decise il match dell'andata, vantaggio di Messedaglia, pareggio del Breno di Sorrentino, poi decisivo appunto Drago. Messedaglia come alla data, colpito anche oggi per l'undicesimo gol in stagione, 12 tori in due, ne hanno fatti 23 in 25 partite, un gol di media a partita per loro, una sentenza per le difese avversarie. Attenzione qui però a Venturelli che la rimette dentro, bravissimo a scalare Nicoli e poi Baldrighi nel duello con Diur a guadagnare la rimessa laterale alla 12:45 di questo primo tempo, di questo secondo tempo, scusate, con il punteggio sempre fermo sull'1-0 in favore della Vertovese. Continua a decidere il gol realizzato al 40esimo della prima frazione dal bomber Edo Messedaglia, classe 95. Drago, Bergamelli, Fusabassini, palla morbida, non passa, con comunque l'out il numero 6. Cerca un compagno libero, poi opta per la soluzione profonda. Messedaglia, stavolta in mezzo a tre, viene chiuso e quindi Minotti. Zagari, è uscito bene il Breno nello stretto, ma la Vertovese aggredisce, recupera il possesso. Fusabassini, debordante qui, messo giù, calcio di punizione in favore della Vertovese. Attenzione perché fallo commesso da Belchiori, che è già ammonito per essere stato tanto il numero 7, perché secondo giallo l'avrebbe spedito in doccia. Deve stare molto attento dopo il giallo preso nel primo tempo, dopo questo fallo a bloccare la ripartenza del Breno. Adesso il prossimo intervento rischierà seriamente il rosso, quindi dovrà mantenere alto livello di attenzione il numero 7, che per la verità ha fin qui fatto un'ottima partita come sempre, unendo qualità e quantità. Non lo scopriamo certo oggi. Lorenzo Melchiori, la classe 96 del Breno, che adesso si appresta al primo cambio. Vediamo se arriverà prima della punizione del Vertovese o dopo. Arriverà dopo, prima si calcia. Baldrighi, molto profondo. Drago la rimette, però è fuori. Ha già oltrepassato via di fondo la palla. Quindi rinvio per il Breno e primo cambio. Tacchinardi si è accorto immediatamente del rischio che correva Melchiori, lo toglie subito per evitargli il secondo giallo. E al suo posto entra Belotti. Quindici di questo secondo tempo, continua a decidere il gol di Messedaglia realizzato nella finale di prima frazione. Abbiamo visto poco fa appunto il cambio, il primo cambio della sfida, con Melchiori già ammonito, che è stato il secondo giallo, sostituito da Luca Belotti. Tacchinardi giustamente ha preferito non correre rischi, eseguire subito il cambio. Per evitare l'inferiorità
numerica. In un momento in cui la Vertovese adesso controlla con Bergamelli, palla però abbondantemente larga, in un momento in cui la Vertovese pare ancora più brillante nella prima frazione, vuol dire che se nel primo tempo il match è stato estremamente equilibrato con tante occasioni entrambe le parti, mi ha detto forse qualcosa in più il Breno, anche se la giocata per sbloccare la sfida ha trovato la Vertovese. In questo secondo tempo i seriani non si stanno assolutamente accontentando del vantaggio, stanno spingendo, stanno giocando con continuità il pallone, hanno creato anche una chance importante dentro l'area, mentre il Breno adesso con Venturelli, Nodari, poi Efraim e c'è il pareggio del Breno. La botta di Venturelli, la risposta di Nodari e poi il tapin di Efraim, stava appunto dicendo. Il Breno che pur spingendo meno rispetto alla prima frazione, pur concedendo più spazio alla Vertovese, era assolutamente vivo, era assolutamente in partita, alla prima chance riequilibra la sfida, botta di Venturelli, risposta di Nodari, tapine di Efraim e la squadra Camuna trova l'1-1. E adesso si fanno sentire a gran voce i tifosi ospiti. Dopo aver riequilibrato la sfida, adesso sarà importante per la Vertovese. Fin qui davvero ottima, come di consueto, soprattutto in avvio di ripresa. Subito l'1-1, deve essere brava appunto a non mollare, a continuare ad esprimere il suo calcio. Mentre il Breno, che in questo avvio di secondo tempo siamo un po' in difficoltà, trovato il pareggio, cercherà sicuramente adesso di slancio, di cercare anche il sorpasso con Venturelli che adesso protegge palla. Ancora il numero 8, stavolta però contenuto. Valdrighi, Drago ha spazio per sviluppare la ripartenza e lo fa in velocità con Fusabassini. Consueta falcata del terzino sinistro, Drago. Morbido per Torri, non passa però, Minotti. Zagari, contenuto, raddoppiato bene da Carrieri che gli ruba palla, poi Zagari lo strattona, punizione e giallo per il numero 10. Mentre qui chiamano l'attenzione del direttore di gara, i giocatori del Breno, perché ce n'è un uomo a terra, prima era il calcio piazzato della Vertovese, mentre l'arbitro annota il cartellino giallo precedente. Arriva anche l'intervento dei sanitari del Breno, che dopo aver equilibrato la sfida, chiaramente adesso cercherà anche di provare a ribaltarla. Quest'oggi sta dimostrando in ottima condizione la formazione Camuna, ripetiamo, a dispetto degli ultimi risultati non brillantissimi. Partita fondamentale per la formazione di mister Tacchinardi, che chiaramente deve difendere il quarto posto in classifica, deve difendere la possibilità di accedere ai playoff con i due punti di margine sul Telgate, quinta ed ultima in questo momento ad avere diritto a disputarli, e con il Cazzago Bornato la sesta, la prima esclusa a meno 4, quindi corsa assolutamente apertissima nello scontro diretto. Settimana scorsa in casa il Breno contro il Cazzago Bornato appunto ha fatto 1-1, mantenendo di fatto invariata la distanza. Adesso Baldrighi scarica, Bergamelli, palla morbida dentro per Drago, Minotti di tacco, intervento spettacolare ed efficace del numero 4, Efraim, duello con Nicoli, stavolta è Nicoli a usare le mani, stavolta è lui a prendere il giallo. Chiaro che sulle palle alte Nicoli si faccia valere, più difficile contenere in velocità Efraim quando ha lo spazio per spingere, come in questo caso diventa devastante. A conferma della pericolosità offensiva del Breno, con Zagari come sempre dotato di un mancino capace di incidere, si è visto poco fin qui. Tanghetti
mentre è rientrato dopo la botta precedente Venturelli. È lui che ha calciato, prima di trovare, dopo la respinta di Nodari, il tapin vincente con Efraini. Il Breno che adesso spinge con Diur sulla sinistra, cerca, trova lo scambio. Venturelli però contenuto bene, poi Torri messo giù, tutto regolare. Minotti in Diur. Zagari ancora per Diur, che è bravo non solo a contenere ma anche a spingere. Davvero notevole la prestazione di questo classe 2000. Minotti, filtrante, Riva lo legge bene, lo mette largo, ottima chiusura nel traffico di Riva, lui e Nicoli. Sempre difficile superare in queste situazioni, capace di difendersi con grande attenzione, con grande tenacia, l'abbiamo detto anche in fase di apertura della telecronaca, con Carrara, Locatelli, dispone di tre centrali difensivi di livello straordinario, capace di reggere senza difficoltà la categoria. Qui Torri, spinto in maniera evidente da Ghilini, calcio di punizione, calcio di punizione Vertovese. Quando il cronometro dice 22-7 in questo secondo tempo, punteggio sull'1-1 al gol di Messedaglia sul finale di prima frazione, ha risposto al 16° della ripresa Efraim con un tapin letale. Adesso Nicoli ha anticipato, ha detto Efraim in velocità, è scalato però bene Fusaba Sidi, come sempre grande facilità di corsa per lui. Nodari si è ripreso dalla botta presa in precedenza, il numero 1 della Vertovese, regolarmente in campo Martinelli per Messedaglia, ottima palla sopra e ottimo anche lo spunto di Messedaglia fino in fondo, il traversone, attenzione Drago contenuto, poi si scontrano i due del Breno che però riesce a mettere fuori con Zagari. Efraim, ottima protezione e ottimo anche il rimorchio di Zagari, non altrettanto però il servizio profondo consegnato direttamente tra le mani di Matteo Nodari. Messo palla a terra il numero uno, attende che i suoi salgano per effettuare il rinvio, a cercare stavolta Messedaglia, anticipato Zagari, palleggia bene il Breno, qualità tecnica enorme qui. Minotti, Riva che di testa sovrasta Efraim, ancora Zagari, stavolta sbaglia il numero 10, si dispera e ora è insolito per la sua qualità. Nicoli ha potuto chiudere e guardare anche l'out dalla destra. Prima però è in arrivo il secondo cambio per il Breno dopo l'uscita di Melchiori e l'ingresso di Belotti appena prima. Della gola di Efraim, arriva adesso il secondo cambio, stavolta ad uscire Venturelli, al suo posto entra Masperi. Cambio eseguito, mentre ci correggiamo sul primo cambio, l'entrata è sotto Belotti, ma Zaffrano, abbiamo visto bene il numero, è il 18, non il 19, quindi fuori prima Melchiori per Zaffra, adesso fuori Venturelli per l'ingresso di Maspi, mette qui il fallo in attacco del Breno e la punizione per la Vertovese. Come sempre arrivio Matteo Nodari, mentre le squadre proseguono a giocare con lo stesso modulo, con lo stesso 4-3-3 speculare. I due cambi di Tacchinardi hanno cambiato gli interpreti, non però la disposizione tattica, sono usciti di fatto due centrocampisti, ne sono stati altri due. Mentre qui Messedaglia, attenzione dentro l'area, Messedaglia contrastato da Andiur, ancora una volta bravissimo a scalare. Sicuramente impressionante la sua prestazione per personalità, per qualità e per quantità. Ha contenuto bene Baldrighi, un avversario estremamente ostico e anche spinto con costanza. Qui Torri
dentro l'area ancora Torri, il suo sinistro e palla larga non di molto, ancora una volta Torri velenoso dentro l'area, probabilmente è stata la sua ultima azione perché ad uscire sarà proprio lui, primo cambio per la Vertovese, fuori Torri, al suo posto entra Marchesi. Caratteristiche diverse, Marchesi è un centrocampista di forza fisica, Toia è un centravanti, vedremo come si disporrà adesso la Vertovese. Mi ha detto nonostante il doppio cambio il Breno è rimasto con la stessa disposizione tattica, con il 4-3, verosimilmente invece cambierà qualcosa Locatelli con l'uscita di Torri, anche oggi molto positivo anche se non ha trovato il gol come nelle ultime 4 sfide. Ha dato tantissimo, probabilmente adesso ha finito le energie, sostituito da Marchesi, vedremo appunto come si disporrà la formazione seriana dopo questo cambio, nel frattempo va a calciare Riva, direttamente su Serio, bravo ad uscire a bloccare il pallone, 27-14, sempre 1-1, Baccanelli. Breno che ha spinto decisamente più a sinistra con Diure e Zagari che si è spesso allargato da quella parte rispetto a destra dove Baccanelli ha cercato soprattutto di contenere e dove Tanghetti si è visto poco. Qui Zafra ha cercato di farla passare, ci è riuscito Efraim, l'autore del pareggio. Zagari, Minotti. Apertura da parte di Masperi che è un classe 97 ma è abituato già da diverse stagioni a calcare queste categorie. Attenzione a destra il Breno fino in fondo, provato da quella parte stavolta Zagari, contenuto però in maniera perfetta dal nuovo entrato Marchesi, l'ultimo tocco è proprio dell'attaccante del Breno e quindi rinvio dal fondo in favore della Vertovese. E adesso va ad eseguire anche il secondo cambio dopo l'uscita di Torri, l'entrata di Marchesi, stavolta ad uscire è Baldrighi, al suo posto Galli. Vedremo appunto come si ridisporrà nuovamente la formazione seriana. Baldrighi oggi meno incisivo del solito anche se ha lavorato molto anche in fase non possesso, lui che è un esterno d'attacco, al suo posto entra Galli che invece è un centrale difensivo spesso impiegato anche da terzino. Cambio eseguito, è entrato Galli che va, vediamo subito, a ricoprire il ruolo di terzino destro, una difesa a 4 che vede sempre arriva in Nicole centrale, fusa Bassini a sinistra, poi vedremo invece davanti come si disporrà la Vertovese, sembra adesso dall'alto che Bergamelli faccia il vertice davanti alla difesa in un centrocampo a rombo con a destra Martinelli, a sinistra Marchesi con Drago a fare invece da vertice alto e Carrieri addirittura ad appoggiarsi, lui che è un centrocampista su Messelaglia, unica punta, vedremo appunto se continuerà così. Adesso Messelaglia anticipato però Bergamelli, Marchesi scambia bene la Vertovese, Drago non riesce a prolungarla ma è tutto regolare. Zafra, Efraim, bravo Riva a lavorare e Martinelli a ripulire il disimpegno. Carrieri caricato alle spalle da Diur, subisce fallo. Irruento numero 3, rimedia il giallo, punizione Vertovese. Al 30-15 della ripresa, sempre 1-1 tra Breno e Vertovese che adesso va a eseguire il terzo cambio, stavolta ad uscire Carrieri, al suo posto entra Brambilla. Cambio per dare fiato sia a Carrieri che ha speso tantissimo ma anche per dare un riferimento, una spalla offensiva
più consistente a Messedaglia, che è un centrocampista, chiaro che lì si è adattato soltanto in questi ultimi frangenti di gioco. Adesso entrerà Brambilla, lui che è un attaccante esterno, veloce e rapido, e può andare a fare appunto la seconda punta a fianco di Messedaglia, vedremo se così sarà. Baccanelli, pressato, spara lontano. Mentre Maspoli si accontenta dell'out della destra che andrà a battere, lo stesso Baccanelli. Così è, come preannunciato, appunto il centrocampo a rombo che rimane identico. Bergamelli basso, sinistra Marchese, a destra Martinelli, Drago alto e poi Brambilla ad appoggiare il puntero Messedaglia, l'autore del momentaneo vantaggio da Vertovese, l'autore adesso di una rincorsa straordinaria, di un recupero salutato dagli applausi dei padroni di casa. Messedaglia non fa solo gol, non offre solo sponde, ma lavora in maniera enorme anche in fase non possesso, l'abbiamo visto. Qui Riva non riesce a reggere con Zafra, quindi possesso Breno. Di Ur, attaccato ancora Zafra, stavolta non è lui a non tenere il possesso. La rimessa sarà in favore della Vertovese. Brambilla, lui ha grande rapidità, grande velocità, bravo qui a far ripallare il pallone addosso a Diura, vuole la rimessa, sicuramente forze fresche questo finale, vuol dire che ha dato tanto anche in fase di non possesso, come Carrieri, erano tutti a corto di energia, con Brambilla e Marchesi ha dato nuova energia alla propria formazione, mister Locatelli, oltre chiaramente a Galli. Messo nel ruolo di terzino destro con Martinelli che è salito a fare il centrocampista, Breno che invece di cambi ne eseguiti due, ma che continua di fatto con la stessa disposizione tattica. Qui arriva sontuoso, scusa Bassini, Brambilla di testa, non può arrivarci Di Ur, scambio ancora del Breno, devo dire che in questi ultimi 5-10 minuti il ritmo è calato, ma si era giocato d'altra parte un'ora abbondante di sfida su ritmi vertiginosi, senza un momento di respiro, è inevitabile che adesso le squadre paghino anche un po' di stanchezza, il match resta comunque godibile, i ritmi restano comunque buoni, ma non forsennati come nella prima ora di match, anche qualche occasione in meno rispetto a quelle viste al primo tempo dove ci sono state diverse emozioni, ripresa più bloccata, meno chance da gol dentro l'area di rigore con le due squadre, chiaramente adesso con il match ormai arrivato nell'ultima fetta cercano soprattutto di non sbagliare, arriva anche il quarto cambio nel frattempo da Vertovese, stavolta ad uscire Drago, al suo posto Vescovi, fuori un 2000, dentro un 2000 per il rispetto della regola dei giovani. Cambio eseguito, anche oggi Drago ha dato molto. E in un match così tirato a livello di ritmo è normale che a pagare a livello di energia sulla distanza siano soprattutto gli esterni, i centrocampisti, quelli che devono lavorare in maniera costante in entrambe le fasi. Locatelli lo sa bene, ha appena visto i suoi andare in riserva, li ha cambiati uno dopo l'altro per dare forze fresche alla sua squadra che continua a mantenere la testa nella partita con grande convinzione. Messedaglia qui non la tiene, mentre Riva va a recuperare Marchesi, profondo per Vescovi, scusate Brambilla che non ci arriva, palla irraggiungibile. Vescovi rispetto a Drago, caratteristiche più offensive, Vescovi è un esterno d'attacco capace anche di coprire, mentre Drago è un centrocampista classico. Con questo cambio il centrocampo di Locatelli cambia ancora, torna a essere in linea, centrali sono Marchesi e Bergamelli, a destra Martinelli, a sinistra Vescovi, mette davanti, restano Brambilla e Messedaglia. Fallo commesso dai giocatori Sciaiani su Zagari, punizione Breno. Zagari, Minotti, ha cercato profondo Zafra che non l'ha tenuta e quindi va a recuperarla
Stefano Ghirini, il centrale offensivo classe 86, hanno faticato molto oggi lui e Sorteni a contenere la qualità della Vertovese, ma dall'altra parte hanno faticato anche i centrali offensivi seriani a contenere quella del Breno. Gli attacchi, le nuove qualità offensive delle due squadre hanno costretto agli straordinari difensori avversari. Qui serie di duelli fisici, alla fine il possesso è per i Granata di Breno. Zagari, Galli però non si fa intimidire, Minotti. Vertovese che adesso occupa lo spazio con grande attenzione, Minotti è costretto ad arretrare e ripartire dai piedi di Sorteni. Anche lui con un passato al Valle Camonica, come appunto della fusione in avvio della scorsa stagione, che ha portato a un'unica realtà. Adesso qui grande spunto di Brambilla, che però poi si trascina il pallone oltre in fondo. Palla consegnata al Breno, diciamo, unica realtà alla seconda stagione. L'anno scorso non ha sentato i playoff, forse Camuna, poi di quest'anno abbiamo già detto ampiamente. Adesso è quarta e sta lottando per difendere il posto playoff dall'attacco di Telgate, Cazzago Bonato e Governolese. Telgate, se vincesse oggi, se il match che stiamo vedendo finisse con questo risultato, aggancerebbe il Breno al quarto posto, rendendo ancora più incandescente la lotta playoff in questo finale di stagione. Ricordiamo che dopo oggi saranno soltanto 5 le sfide che ci separano al termine del campionato. Eccellenza che non giocherà domenica 14 per la rappresentativa, come detto recupererà però lunedì 22, lunedì Pasqua, dove scenderà in campo con la penultima di campionato, mentre le altre categorie saranno ferme. Altre categorie chiaramente invece il 14 aprile scenderanno in campo, si fermeranno a Pasqua e chiuderanno poi il 28 con l'ultima giornata. Martinelli anticipato, poi Efraim si ostacola stavolta con Zagari, favorendo la chiusura della Vertovese. Alto intervento di Brambilla, secondo il direttore di gara però ha preso la palla, quindi si gioca e poi palla sopra per la sponda di Tanghetti, quindi arriva questo finale. Vertovese sa cercare soprattutto di contenere, all'altra parte il pareggio gli consentirebbe di conservare il secondo posto in classifica. Chiaro, il Busaporta potrebbe allungare ulteriormente davanti, ma quello non è un obiettivo concreto, se mai un sogno per la Vertovese, che ripetiamo ha come obiettivo principale adesso quello di mantenere il posto playoff. E il pareggio di oggi manterrebbe a distanza il Breno e la manterrebbe saldamente al secondo posto, anche se mancano ancora 6 minuti più recupero da giocare, può ancora succedere di tutto. A parte su il Breno non può accontentarsi ovviamente del pari, perché come detto le rivali incalzano, stanno cercando di fare qualcosa in più in questo finale, anche se senza mai spaventare Nodari. Attenzione a Vescovi fino in fondo, l'ultimo tocco è suo, rivela al fondo per il Breno. Dicevamo Breno che pur gestendo più il pallone non ha più spaventato Nodari, proverà comunque a farlo fino alla fine per cercare il colpaccio, mentre va al rinvio serio. Palla profonda per Efraim, attenzione in velocità con Riva, ancora Efraim cerca lo spazio, Efraim fino in fondo, attenzione colpo di testa, palo clamoroso colpito da Zafra. Breno a un passo dal vantaggio, spunto straordinario di Efraim, traversone dentro, trovare Zafran tutto libero che colpisce il palo. Ma dire, questo più un gol sbagliato che un episodio legato alla sfortuna, perché Zafran ha colpito di testa a porta spalancata solo davanti a Nodari, non ha però centrato lo specchio, ha colpito il palo
e quindi la Vertovese resta in piedi e adesso riparte a sinistra con Fusa Bassini. Vescovi sbaglia il poggio, Vescovi, errore sanguinoso, anche se Baccanelli non ne approfitta. Bergamelli, duello con Efraim che adesso è salito in cattedra con la sua velocità. Tanghetti, attenzione al Breno, Baccanelli fino in fondo, la palla dentro, Nicoli chiude, ancora Granata con Bergamelli che alleggerisce la pressione in un momento in cui davvero il Breno, dopo aver colpito il palo, ci crede sempre di più, anche se invece Daglia qui è bravissimo a lavorare, vuole una rimessa in attacco. Duello fisico con l'ultimo tocco però, secondo il direttore di gara, di Baccanelli su Vescovi, e quindi out ancora fuori dalla Vertovese al 41-46 della ripresa, col punteggio fermo sull'1-1, ma con il Breno che ha colpito un palo clamoroso poco fa. Fusa Bassini, palla dentro, Marchesi ha cercato il tacco, deviazione di Sorteni, calcio d'angolo, adesso la Vertovese prova a rispondere. Abbiamo letto in precedenza di un match che è calato nei ritmi inevitabilmente, ma resta molto gradevole e le occasioni, seppur non a pioggia come nel primo tempo, continuano a esserci, anche se dobbiamo dire soprattutto per la convinzione del Breno, anche se qui adesso Bergamelli va dal limite, palla dentro, svirgolata difensiva dai Granata Camuni, e calcio d'angolo ancora per la Vertovese che adesso prova a schiacciare lei nella metà campo avversaria del Breno. La destra va Bambilla, non c'è più Baldrighi che anche oggi ha pennellato corner velenosissimi, tra cui quello splendido per il vantaggio momentaneo firmato la Messa d'Aglia. Ultimo tocco, vediamo di chi è di Galli, e quindi rinvio dal fondo, voleva il calcio d'angolo il numero 13, però Guadalini non l'ha pensato allo stesso modo, rinvio Breno. Ecco lo sceglio, dobbiamo anche dire che la squadra Camuna ha subito soltanto due cambi dopo quelli in mezzo al campo, non ha più cambiato Tacchinardi, evidentemente soddisfatto della prestazione dei suoi che sicuramente oggi hanno risposto in maniera molto positiva nel big match contro la Vertovese. Supera il gioco, adesso ovvio cercano fino alla fine di uscire anche con un risultato importante. Vertovese non da meno e che anche lei sta lottando fino alla fine e che adesso prova a ripartire con Messa d'Aglia, anticipato però. Ghidini apre per Sorteni, se la Vertovese, se scusate il Breno ha seguito solo due cambi, la Vertovese invece bene quattro, ne rimane solo uno a mister Locatelli, che se vediamo che non c'è più nessuno a scaldarsi, a meno di eventi improvvisi probabilmente i Saiani concluderanno con questi 11. Anche se per la verità adesso osservando meglio qualche movimento dietro la panchina della Vertovese c'è ancora, quindi potrebbe anche essersi il quinto cambio per la formazione saiana quando mancano meno di 30 secondi più recupero alla fine di un match bellissimo per qualità e intensità. Bergamelli la tocca però, manda Efraim, attenzione, bravissimo Nicoli qui a non farlo partire, è chiaro che Efraim se ha possibilità di puntare in velocità diventa devastante, bisogna cercare di non farlo girare, questo è l'obiettivo dei difensori seriani. Stavolta l'ha fatto bene Nicoli bloccandolo, mentre l'extra time sarà di 6 minuti e quindi ancora lunghissima qui a Vertova, 6 minuti da giocare in questo finale, mentre si sta preparando anche il terzo cambio per il Breno. Vediamo che appunto Nardi per questo ultimo scampolo di match. Bergamelli, palla dentro, palla però messa fuori dal Breno con Galli che qui sovrasta l'avversario, si trattava di Zagari, lo fa però in maniera fallosa,
e concede calcio di punizione. Galli che poi è entrato bene in partita, subito tosto contro uno giocatore della qualità di Zagari, l'ha contenuto al meglio fin qui. Mentre ed eccolo il cambio annunciato del Breno, e a fare spazio a Nardi proprio Zagari, applauditissimo dai suoi tifosi. Non ha inciso in zona gol, ma anche oggi tanta qualità messa sul terreno di gioco per il numero 10. Al suo posto, come detto, entra Nardi. Cambio eseguito e Breno che riparte con Ghidini. Prende ancora campo Ghidini, poi però riesce a far arrivare a Minotti, seppur qualche difficoltà. Palla dentro l'area con Nicoli che protegge l'uscita comoda di Matteo Lodai. Non sono già andati quasi due di recupero, ma col cambio eseguito dal Breno pensiamo che si recupererà 30 secondi ulteriori, quindi diventeranno 6:30. L'entità di questo recupero, Nicoli. Serie di duelli, Marchesi non è riuscito a mettere ordine. Allora Nicoli su Efraim. Ancora una volta la vedo grande prestazione oggi di Efraim, non solo per il gol in tapin, non solo per l'assist splendido per il colpo di testa poi terminato su Paolo Zaffan, ma per il lavoro fatto. Ha tenuto tantissimi palloni, ha aggredito la profondità, giocatore di grande livello, ma non lo scopriamo certamente oggi. Lui e Zagari hanno giocato davvero ad altissimi livelli. Tanghetti meno incisivo, ma Breno comunque devastante in fase offensiva, nonostante l'assenza del capocannoniere Sorrentino, squalificato insieme a Kamal, autore di 14 gol fin qui in questo campionato. Devo dire che anche l'assenza di Kamal è stata comunque ben gestita la difensiva granata. Il mio profondo di Nodari, cercare Marchesi, palla però troppo lunga, si va direttamente da Serio, hanno giocato in questa situazione i due portieri. È pronto al rinvio il numero uno del Breno e nonché capitano della formazione Camuna. Riva Efraim, stavolta lo vince Riva il duello sulle palle alte. Davvero i due difensori della Vertovese hanno pochissimi rivali. Zafran col palo colpito al 40esimo ha sprecato la chance per il sorpasso, chance davvero clamorosa. Con il numero 18 da solo a colpire di testa davanti a Nodari, ha angolato troppo centrando il palo, graziando la Vertovese in quella situazione, mentre qui Messelaia va giù, tutto regolare. Il direttore di gara ha abitato a nostro modo di vedere molto bene, con autorevolezza, ha lasciato correre tanto, ma il match non è mai stato cattivo, mai interventi per far male, solo scontri di gioco. La partita è sempre stata tenuta in pugno dall'arbitro di Lodi, mentre qui Nicoli spara più lontano che può. Adesso è davvero il Breno a fare la partita, a provare fino alla fine la caccia ai tre punti, mentre la Vertovese cerca di reggere e di portare fino alla fine un 1-1 comunque positivo. Vertovese che però non rinuncia a ripartire anche stavolta. Brambilla, 1 contro 1, Brambilla cerca il sinistro, gli resta lì. Poi mezzo a tre, alla fine subisce fallo e questa è una punizione molto interessante per i padroni di casa, accolta dagli applausi ovviamente dei padroni di casa, della tifoseria di casa, molto meno invece la felicità dei tifosi ospiti per questa decisione, perché qui la Vertovese va una punizione molto interessante da fuori area, anche se non c'è Baldrighi, lui che calcia solitamente i calci piazzati dalla Vertovese, ha comunque altre frecce al proprio arco il team di mister Locatelli, capace di incidere quando siamo entrati nell'ultimo minuto di recupero, quando siamo giunti al 50-20 con la tensione palpabile sulle tribune e con tre uomini sul pallone. Marchesi si allontana, restano Fusar Bassini e Brambilla, si allontana anche Fusar, andrà Brambilla, colui che ha subito il fallo a calciare, batte Brambilla, barriera
arriva, evita bene l'uomo, ancora arriva, rischia in mezzo a due, poi però la tiene bene Brambilla. Apertura, ottimo anche l'aggancio dentro l'area da parte di Marchesi, però partito in posizione di offside, anzi no, era, scusate, messa d'aria, ottimo l'aggancio, ma secondo il direttore di gara, sulla nazionale Guadagnina era in posizione di offside. Sono arrivati al 50-10 e quindi questa sarà l'ultima azione della partita. Arrivio Scelio. E su questa palla, come annunciato, arriva il fischio finale per Tovese e Breno nel big match di giornata. Hanno dato spettacolo, il match si conclude sull'1-1, meglio i Cavuni nella ripresa, ma la Vertovese ha retto l'urto, conquistando un punto prezioso, più prezioso sicuramente per lei che per la squadra della Valcamonica. Ma certamente è il risultato complessivamente più giusto in un match che ha regalato spettacolo a chi l'ha visto dalla TV come voi, a chi è venuto a vederlo qui allo stadio di Vertova. E quindi per il match odierno da Vertova è tutto. Un saluto a Stefano Soldelli, un ringraziamento a Riccardo Ravez per le riprese. Vi diamo appuntamento con tempi supplementari domani sera alle 8:10 per vedere tutto il calcio dilettantistico. E appuntamento settimana prossima per vedere le sfide integrali del calcio provinciale. Buona serata a tutti.